Roal Kitali Vlog, present Monide del Garda, Italy. Innanzitutto ti invito ad iscriverti al mio canale. Ora facciamo un giro sulla spiaggia di Monica del Garda. Ti fanno vedere, se stai con me, ti faccio vedere com'è la situazione. Quindi questo lato del lago è il lago più bello. A proposito, l'intero lago è bellissimo. Puoi fare una passeggiata tranquilla qui. È molto divertente visitare questo posto. Ci sono alcuni ristoranti italiani in questa parte dove puoi mangiare, bere e goderti il tuo tempo. Controlla queste navi, ti sono mai piaciute? Se sì, dimmelo commentando. Devo iscrivermi al mio canale. Ho bisogno del vostro supporto, ragazzi. Grazie. Dimmi nei commenti chi ha visitato questo posto. Forza ragazzi, godetevi questo posto, se sta divertirete moltissimo a vedere l'intero isolato in futuro. Grazie per la passeggiata. Monica del Garda è un comune turistico della provincia di Brescia sulla sponda lombarda del lago di Garda. Monica è molto facile da raggiungere e molto ospitale. Monica è raggiungibile in auto. Autostrada A4 Torino-Venezia, uscita Desenzano, puoi seguire le indicazioni per Salò 10,8 km. Con il treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Desenzano, che dista una decina di chilometri da Monica del Garda. In aereo, nel raggio di 35 km si trovano gli aeroporti. La storia di Monica del Garda. La storia di Monica del Garda è simile a quella degli altri comuni della costa bresciana legati alla dominazione romana, alle invasioni barbariche, alla dominazione di Venezia. Sembra che Monica derivi dal nome della divinità greca Diana Monaconia, forse venerata nell'antichità, ma alcuni ritengono che derivi dal toponimo germanico mattino, che significa esposto al mattino. Di certo è noto che Monica fu abitata fin dall'epoca del bronzo, di cui sono state rinvenute palafitte in località Porto. Della civiltà romana resta uno
antico altare del IV secolo dedicato al dio delle acque Nettuno ed oggi conservato all'ingresso del palazzo comunale. Legati da secoli alla Repubblica di Venezia, gli abitanti di Monida hanno mantenuto la caratteristica cortesia veneziana e la particolare attenzione nell'accoglienza dei propri ospiti. Visita il centro storico di Monida. Nonostante Monida del Garda si sia ampliata negli ultimi decenni per seguire il naturale sviluppo turistico, il nucleo antico del centro storico conserva ancora le sue viuzze su cui si aprono balconi fioriti e spalliere profumate di gelsomino. Il centro storico non. Il lungolago di Monida del Garda. Il comune di Monida del Garda, dalla collina Morenica, scende dolcemente verso il lago di Garda, sul quale ha costruito il suo porticciolo, dotato di moderne attrezzature per l'allaggio delle imbarcazioni, per la loro manutenzione e rifornimento. La lunga passeggiata al lago che collega Monida a Padendie nelle giornate estive si anima di turisti, per lo più stranieri, e la sera offre una bella passeggiata sul lungolago per gustare un gelato o un drink in uno dei tanti locali all'aperto. Sbarra sul lungolago di Monida del Garda, l'ideale per Sorry, do you want to put your shoes on so your feet don't hurt too much?
Grazie mille ragazzi, prima di iscrivervi al mio canale per altri fantastici vlog,